Ignazio Moser ha parlato della crisi di coppia vissuta con Cecilia Rodriguez. Com'è il loro rapporto oggi? Cecilia Rodriguez ha da poco organizzato una festa di compleanno a sorpresa per i 30 anni di Ignazio Moser, il suo fidanzato. Proprio quest'ultimo, nella sua recente intervista a Chi, ha parlato della crisi di coppia vissuta un paio di anni fa con la sua dolce metà. Ma cosa era successo? Leggi anche, Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi, matrimonio a rischio, ecco cosa è successo davvero alla coppia, finalmente la verità. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi, cosa era successo? Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez il prossimo ottobre festeggeranno 5 anni di relazione, nonostante i due si amino moltissimo, però, in passato hanno vissuto un periodo burrascoso di profonda crisi. Cosa era successo? Proprio lo sportivo ha confessato quanto segue, i progetti futuri. La crisi per fortuna è ormai lontana, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a fare un grande passo in avanti. La coppia vorrebbe metter su famiglia, lo sportivo è rimasto però vago sulle tempistiche, il matrimonio e i figli con la sua dolce metà arriveranno, ma preferisce tenere per lui i dettagli su quando saranno realmente prossimi all'arrivo di un bebè o del fatidico sì. Le parole su Ilary Blasi. La storia d'amore fra Cecilia e Ignazio è nata sotto l'occhio vigile di Ilary Blasi, e anche sotto quello di tutta Italia. I due infatti si sono conosciuti al GF VIP nel 2017 mentre la sorella di Belen era ancora fidanzata con Francesco Monte. Nella casa più spiata d'Italia hanno consolidato il loro amore, che va avanti ancora oggi. Lo scorso anno, poi, Moser è stato uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e anche in quell'occasione la conduttrice ha ritrovato sia lui, sia la bella Cecilia Rodriguez. Proprio parlando del recente divorzio con Francesco Totti, Ignazio Moser ha detto, seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.